A proposito di chi paga, ci tengo a dire che anche quest'anno, come da alcuni anni, sono qua come freelance, in quanto non ho sponsorizzazioni alle spalle, ma devo ringraziare il mio ospedale che mi ha consentito di essere qui a questo meeting, che è sempre molto interessante. Due sono gli argomenti dominanti: il ruolo dei checkpoint inhibitors confermato nel melanoma e anche in altre patologie, magari non così per le quali si pensava che l'immunoterapia non potesse avere un ruolo importante, quali cancro del polmone, sia squamoso che adenocarcinoma, capocollo, tumore del colon con associati al mismatch repair deficiency e altre patologie che si stanno studiando. L'altro argomento riguarda che valore attribuire ai trattamenti. Ed è un concetto che è stato citato molte volte durante questo convegno, anche da Solzi ieri, che ha fatto un commento molto, molto interessante e molto ragionevole sull'evoluzione dei costi dei farmaci in oncologia. Probabilmente è un ragionamento che noi oncologi avremmo dovuto cominciare a fare 10 anni fa, con l'introduzione dei primi farmaci biologici monoclonali nel cancro del colon, che sappiamo ha determinato un incremento spaventoso dei costi di fronte a dei benefici sicuramente misurabili ma non eclatanti. Io credo che il nostro compito di tecnici dell'oncologia, cioè di dottori del cancro, sia ovviamente quello di contribuire a un dibattito anche pubblico per stabilire dei criteri molto semplici, tipo quanti soldi possiamo spendere per avere un determinato beneficio. Certamente le cifre che girano sul costo di questi nuovi checkpoint inhibitors, ieri Solzi diceva che costano 4.000 volte più dell'oro, credo che vada sicuramente preventivato. Noi da soli non siamo in grado di stabilire cosa dare ai pazienti, è un ragionamento che però la società, la politica deve fare, non per ridurre i pazienti che possono essere trattati, ma ovviamente per ridurre il costo dei farmaci. Il problema nasce fondamentalmente qui, perché chi potrebbe avere la forza per contrattare con l'industria il prezzo non lo può fare, perché è impedita da delle precise leggi. Medicare, ad esempio, non può contrattare il costo dei farmaci con l'industria. Beh, è evidente che devono fare un ragionamento di questo tipo, perché già adesso ci sono delle differenze mostruose tra quanto paghiamo farmaci costosi noi in Italia o in Europa probabilmente, rispetto a quanto lo pagano, viene pagato qua. Non voglio fare nomi, è un farmaco che viene usato per la salute dell'osso, qui costa 10 volte di più di quello che costa in Italia.